Ben ritrovati per una nuova puntata di Umbria Oggi dagli studi di TEF Channel per parlare di politica e attualità. E lo facciamo con l'onorevole Francesca Peppucci, membro del gruppo PPE al Parlamento Europeo, che è tornata a trovarci. Ben ritrovata. Grazie. Salve a tutti. In questa puntata che arriva alla fine di questo 2023, una delle ultime puntate dell'anno di TEF Channel, faremo una sorta di resoconto di tutto ciò che l'onorevole Peppucci ha portato avanti al Parlamento europeo, ma vi sveleremo anche delle anticipazioni rispetto ad altre azioni che ha già in calendario per questo ormai imminente 2024. Andiamo però per ordine di attualità, se così possiamo dire, perché lei, allora, appena insediata, è diventata subito membro dell'intergruppo della disabilità al Parlamento europeo. Sì. E tema di strettissima attualità, perché si è svolta poche settimane fa, la settimana della disabilità. Sì. In occasione di questo importante appuntamento, che tra l'altro la tocca anche in prima persona profondamente, quali sono state le iniziative? Allora, in occasione della Settimana Europea della Disabilità, come diciamo in generale, ho cercato sempre di indirizzare il mio lavoro coinvolgendo la comunità umbra. Ho chiesto ai rappresentanti di associazioni e non solo, comunque di persone con disabilità, di partecipare a questa importante prima Settimana Europea della Disabilità, perché è proprio la prima, diciamo, edizione, se così la vogliamo definire, un momento importante di confronto dove gli stessi rappresentanti di persone con disabilità, pur riscontrando difficoltà nelle procedure che vengono messe in campo qua nel nostro paese e delle tante lacune che ancora ci sono, aprirsi al mondo europeo ti dà la possibilità di capire quanto altri paesi sono più bravi di noi su determinate pratiche, ma anche quanto noi siamo bravi, perché dobbiamo anche riconoscere che noi abbiamo avuto la capacità di abbattere delle barriere veramente mentali e dei pregiudizi nei confronti delle persone con disabilità, che in realtà in alcuni paesi ancora ci sono. Faccio riferimento alla sterilizzazione forzata delle persone con disabilità, una pratica che ancora in alcuni paesi del l'Unione Europea, ma non parlo di paesi che sono entrati ieri, faccio riferimento ad esempio alla Francia o alla Germania, dove la sterilizzazione forzata delle persone con disabilità è ancora oggi prevista. Pertanto noi come Italia chiaramente dobbiamo ancora svolgere un lavoro di approfondimento e andare a dare forza a quelle misure che abbiamo messo in campo, e dall'altra anche valorizzarle, perché credo che se noi abbiamo questa capacità nel panorama europeo lo dobbiamo utilizzare anche perché credo che possa rappresentare una vera e propria opportunità. Tra l'altro volevo parlare con lei anche di questa figura, quella del garante dei diritti dei disabili, una figura proprio istituita da lei. Sì, il garante ha partecipato alla Settimana Europea della Disabilità e io, quando ero consigliere regionale, ho proposto l'istituzione del garante dei diritti delle persone con disabilità nella regione Umbria, una figura secondo me importante al fine di garantire i diritti delle persone che hanno una disabilità in ogni ambito della vita, che può essere lavorativo, istruzione, autodeterminazione, salute e non solo, proprio per garantire quei diritti che abbiamo visto anche durante il Covid sono venuti meno. Dunque parliamo di un avvocato come figura professionale. Sì, l'avvocato Rolla. Questa figura com'è stata accolta in Europa? Perché è un tratto un po' di novità, è un qualcosa che caratterizza un po', diciamo, il che suo lavoro. Allora, nel panorama nazionale è stato previsto un garante nazionale, e questo va a sottolineare la buona pratica che abbiamo già messo in campo in Regione Umbria. Dall'altro invece, panorama europeo, ahimè, questi temi purtroppo ancora sono molto lontani, proprio poco perché, come dicevo, ci sono delle questioni, anche delle barriere mentali, che ancora devono essere abbattute. E questa, diciamo, è una parte del lavoro che abbiamo svolto in questo 2023.
In occasione della settimana della disabilità, lei ha portato al Parlamento europeo varie associazioni del territorio, tra cui delle eccellenze come l'Istituto Serafico sì. di Assisi, i rappresentanti dell'AISM, chi altro ha partecipato? ISAC, poi abbiamo avuto il Centro Speranza, abbiamo avuto diverse associazioni. Mi permetto anche di aggiungere che parallelamente a questa missione abbiamo avuto anche un'altra missione, che è stata una missione voluta per diciamo valorizzare la figura e la professionalità dei giornalisti della Regione Umbria. Una missione che è arrivata per seconda, perché già ne avevamo svolta una a giugno, perché come dicevo ritengo che sia fondamentale poter dare quelle opportunità alla comunità umbra, così come io ho avuto questa opportunità di andare in Parlamento europeo al fine di approfondire le tematiche e di avere anche un quadro generale, assolutamente sì. anche nel territorio a tutti i nostri sì. telespettatori, a chi ci segue, chi ci legge. Assolutamente sì, perché noi possiamo fare le più belle cose, però se non c'è la comunicazione, non ci siete voi, che vi ringrazio, insomma, che svolgete questo servizio fondamentale, il cittadino non riuscirebbe, no, ad avere le informazioni adeguate per andare incontro, diciamo, a quelle che sono poi le esigenze e capire quello che succede in Europa. Stiamo parlando di missioni, le abbiamo nominate così, sono degli incontri in Parlamento, ma sono degli incontri comunque di valenza istituzionale che si affiancano alla sua attività legislativa, che è così intensa. Continuiamo allora a parlare di queste missioni, perché ci sono state quelle con gli amministratori del sì. territorio, ad esempio, con i giovani del PPE, sì. con l'ANCI. Dunque facciamo un excursus su quello che è stato. Abbiamo fatto diverse missioni. L'anno. Abbiamo fatto la missione con gli amministratori della Regione Umbria, proprio per approfondire le opportunità che dà questa Europa e capire anche i meccanismi che ci sono alla base di alcune decisioni che possono essere prese in ambito europeo. Abbiamo avuto una collaborazione con ANCI Umbria, proprio con i sindaci, con il CAL, il Consiglio delle Autonomie Locali, per appunto coinvolgere in questo caso in 3 giorni tutti gli amministratori e sindaci della Regione Umbria, per conoscere quelli che appunto sono i bandi europei diretti e indiretti, i funzionamenti della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo. Abbiamo avuto la settimana dei giovani del PPE, una delegazione italiana umbra di 10 giovani umbri è venuta in Parlamento europeo e ha avuto la possibilità di fare degli approfondimenti nel panorama europeo e rilanciare anche quelle che possono essere le proposte che arrivano dal mondo dei giovani, che magari riescono ad avere una prospettiva più a lungo raggio rispetto a chi si trova con un'età avanzata, e hanno avuto la possibilità di confrontarsi con altri 8.000 giovani europei. Una grandissima opportunità, ma così abbiamo avuto anche la settimana basata sull'agricoltura, dove abbiamo avuto le associazioni agricole, abbiamo avuto anche rappresentanti istituzionali della Regione Umbria, proprio per capire qual è la direzione che vogliamo prendere in ambito agricolo. Insomma, le attività ne abbiamo avute tante, mi ritengo abbastanza soddisfatta, perché credo, no, nel senso, il passo in più mi lascio sempre il margine per poterlo fare, però credo che abbiamo fatto veramente un grande lavoro di coinvolgimento della comunità umbra in questi, anche se pochi, mesi del 2023. Tra l'altro ci sono state anche delle missioni legate proprio alla cultura del nostro territorio. Me l'ero dimenticata. Mi vengono in mente le bellissime immagini degli abiti della Quintana in mostra. Sì, la Quintana di Foligno in Parlamento europeo ha aperto uno scenario importante per quanto riguarda la Regione Umbria. Umbria, Foligno sono diciamo sbarcati nel panorama europeo, abbiamo fatto una grandissima pubblicità a quella che è una delle manifestazioni storiche più importanti non solo della Regione Umbria ma del nostro paese. Abbiamo fatto capire quali sono i nostri valori, abbiamo fatto capire qual è la nostra cultura, abbiamo fatto capire qual è
la nostra tradizione, quali sono i legami con quelle che sono le radici del nostro paese e del nostro essere umbri. Pertanto sono molto soddisfatta, è stata una bella missione che ha aperto poi effettivamente a tante altre iniziative che verranno poi messe in campo nel 2024. E ne parleremo al termine di questa puntata. Nel frattempo, lei, oltre ad essere membro del gruppo PPE al Parlamento europeo, è in commissione ENVI, una delle più importanti. Ecco, da e questo... anche numerose, siamo circa 88 deputati. Sì. Da questo punto di vista, quali sono le iniziative? Allora, quali sono state? Le iniziative che abbiamo messo in campo sono tantissime. Allora, la più importante certamente è che io sono relatore ombra per quanto riguarda il dossier sui detergenti, un dossier particolare anche perché entra nel merito anche di alcune questioni tecniche e chimiche, ok, della composizione dei detergenti, ma che in una qualche maniera tocca la vita di ognuno di noi, perché tocca l'ambiente. Se noi utilizziamo tot quantità di detergenti, cosa ambiente, cosa succede agli scarichi, cosa succede all'acqua, come possiamo recuperare, cosa possiamo fare per garantire prodotti che siano efficienti dal punto di vista della pulizia, perché se noi parliamo di pulizia parliamo di salute umana. Se noi garantiamo un ambiente pulito, se garantiamo superfici pulite, se noi garantiamo tutto questo, andiamo incontro a quelle che sono le esigenze quotidiane delle persone. Può sembrare lontano dalla realtà dei cittadini, in realtà sono tutte quelle azioni che noi compiamo quotidianamente anche in maniera inconsapevole, e dietro a questo c'è un importante tessuto imprenditoriale anche italiano, anche umbro, che chiaramente è interessato alla trattazione di questo dossier. Io in particolar modo cercherò di interloquire, già lo sto facendo, per andare incontro a quelle esigenze che devono essere reali e che non possono essere basati su principi, appunto, come dicevo, ultraambientalisti. Poi abbiamo presentato... Tra l'altro volevo chiederle proprio di spiegare anche a chi ci segue questa figura del relatore ombra. Sì. Che cos'è, cosa fa? Io probabilmente nome tante cose, così tecnico. Ecco, io tante cose le do per scontate, chiedo scusa, e lei fa benissimo a sottolineare queste cose anche per permettere che ci capiscano, esattamente. Allora, nella trattazione di un dossier viene identificato un relatore, il relatore che effettivamente porta la firma, ponerà la firma su un determinato dossier. Il Parlamento non ha un'iniziativa legislativa, l'iniziativa legislativa, quindi di regolamenti e di direttive, parte direttamente dalla Commissione europea, quindi Ursula von der Leyen, per dare una figura. Dopodiché arriva al Parlamento e là inizia la trattazione di quel determinato documento da parte del Parlamento, dove c'è appunto il relatore che metterà la firma, ma questo relatore durante il suo lavoro di aggiustamento di quello che arriva dalla Commissione verrà supportato da tanti relatori ombra. Relatori ombra, uno per ogni gruppo parlamentare. E io in questo caso sono relatore ombra, perché io chiaramente non metterò la firma in quel determinato dossier, ma lavorerò in maniera concreta per arrivare al risultato. Io sono in questo caso relatore ombra, appunto, del PPE per quanto riguarda il dossier, appunto, sui detergenti. Poi parliamo anche della desertificazione bancaria. Questa è una tematica molto importante, molto sentita in Regione Umbria. Sì, abbiamo presentato un'interrogazione perché ci troviamo di fronte a una situazione catastrofica dove c'è una riduzione degli sportelli bancari. Vediamo come in alcuni comuni non c'è più una banca, non c'è più uno sportello bancario. Questo significa che se di fronte a una desertificazione bancaria ci troviamo anche di fronte a una desertificazione dei territori, ci troviamo di fronte anche ad un abbandono delle persone più fragili che si devono fare chilometri su chilometri, e queste sono direttive che arrivano dalle grandi banche, anche che magari non hanno convenienza a mantenere un determinato servizio che è fondamentale invece sul territorio. Aggiungo
Altra attività che abbiamo portato avanti, che arriva sempre dall'alto, è quella della Banca Centrale Europea. Un'interrogazione. Esatto, sì, per quanto riguarda l'aumento dei tassi di interesse, questo noi come delegazione italiana del Partito Popolare Europeo, quindi Forza Italia, abbiamo presentato un'interrogazione perché noi ci siamo da subito opposti a questo aumento dei tassi di interesse, perché riteniamo che il problema dell'inflazione deve essere affrontato, ma alle basi del problema dell'inflazione non c'è un fattore interno, ma c'è un fattore esterno legato appunto alla guerra Russia-Ucraina, al problema dell'aumento delle materie prime e così via. Quindi noi ci siamo sempre opposti e continueremo a farlo, perché non riteniamo che questa sia la strada giusta, anzi vediamo come questo problema va a tartassare famiglie che magari imprese, perché le famiglie non riescono più a pagare i mutui e le imprese che devono fare gli investimenti non si azzardano a farlo perché si trovano di fronte a uno scenario di imprevedibilità. Noi questo non ce lo possiamo permettere, perché altrimenti rischiamo la recessione. Tornando alla macro tematica con la quale abbiamo aperto la settimana della disabilità, da questo punto di vista, sul fronte legislativo, gli emendamenti sulle malattie non trasmissibili. Sì, allora abbiamo presentato, ho presentato e sono stati accolti emendamenti per quanto riguarda la risoluzione sulle malattie non trasmissibili, quindi abbiamo fatto approvare un passaggio importante di cui io sono stata promotrice, che fa riferimento ai disturbi del comportamento alimentare, dove dovranno essere date delle risorse aggiuntive per quanto concerne l'informazione e la strutturazione di interventi importanti che devono essere a supporto delle persone che soffrono di disturbi del comportamento alimentare, quindi un passo importante verso chi soffre di questa silenziosa patologia, così come abbiamo fatto un passo importante per quanto riguarda le malattie neurodegenerative. Questo è quello che concerne la parte delle malattie non trasmissibili, ma aggiungo, per quanto riguarda invece, sempre rimanendo nell'ambito della sanità, la Carta Europea delle persone con disabilità, noi siamo stati un paese che ha avuto la sperimentazione di questa carta, ho presentato degli emendamenti, vedremo se saranno accolti, dove deve essere data maggiore informazione per quanto riguarda questa carta, le opportunità che può dare, dobbiamo strutturarla anche sui siti. È una sorta di carta d'identità aggiuntiva. Sì, è una sorta di carta d'identità che ti permette di usufruire di alcuni servizi nel panorama europeo, quindi non solo sull'ambito nazionale, ma tutto questo deve passare tramite un'informazione, soprattutto tramite risorse. Io chiedo che questa carta europea deve funzionare, ma deve funzionare non solamente con i fondi degli Stati membri, ma anche con i fondi della Commissione europea, perché gli Stati membri altrimenti si troveranno sempre a mettere risorse residuali e non concrete nell'attuazione di quelle che sono invece pratiche buone, che ritengo buone, come quella della carta europea, ma che poi alla fine potrebbero rimanere buone sulla carta, ecco. Quindi ho chiesto proprio da questo punto di vista che la Commissione europea metta delle risorse proprie a supporto degli Stati membri. Poi c'è la direttiva che ha questo nome così inusuale, possiamo dire, la direttiva colazioni, che è la direttiva del miele e della marmellata. Sì. Va a regolamentare quali prodotti e qual è poi lo scopo, perché sembra un nome così simpatico che strappa anche un sorriso, ma che cosa c'è dietro? Perché parliamo di vita quotidiana anche in questo caso. Sì, allora, direttiva colazioni va a regolamentare tutti quei prodotti che vengono utilizzati al mattino da ognuno di noi, che possono essere succhi di frutta, confetture, miele, ma dietro questo c'è un mondo. Perché? Perché c'è la tutela del produttore e quindi l'indicazione anche dell'origine di quel determinato prodotto a tutela del consumatore. Cosa ho proposto, cosa è passato, cosa non è passato e cosa ripresenterò.
Allora, io ho presentato un emendamento per chiedere che sia chiara la provenienza del miele, così come appunto era stato previsto dalla Commissione Europea, questo perché avevo già precedentemente presentato un'interrogazione sul miele edulterato, perché a noi ci arriva purtroppo dalla Cina un miele che è tutto tranne che miele, ma è uno zucchero liquefatto che non ha nulla a che fare con quello che è il nostro miele, ma viene chiamato miele, ahimè. Quindi io voglio che ci sia un'indicazione dell'origine del miele. In particolar modo per quanto riguarda i succhi di frutta, ho chiesto ed ottenuto che per quanto riguarda l'origine dei prodotti che sono alla base dei succhi ci sia la provenienza. Quindi io voglio sapere da dove arrivano questi succhi di frutta. E per quanto riguarda il miele, la Commissione ha previsto sì l'obbligo per fino a 150 alveari, sotto i 150 alveari non c'è questo obbligo. Cosa significa? Che il 90% dei produttori ha meno di 150 alveari e quindi viene meno questo vincolo di indicare la provenienza. Ecco, io ritengo che anche i piccoli produttori che hanno meno di 150 alveari debbano indicare la provenienza del miele. Questo a tutela della nostra filiera produttiva, che è una filiera virtuosa. Bene, è arrivato il momento di svelare qualche anticipazione, perché sta per finire il 2023, si apre il 2024. Quali sono, se ce le può anticipare, sì, le iniziative in programma, in calendario, in agenda? Allora, partiamo subito da gennaio. A gennaio avremo subito un primo spazio espositivo dedicato alla città di Todi, in particolare sul Tempio della Consolazione. Un tempio, un sito culturale e architettonico che si è distinto nel panorama nazionale, uno dei simboli rinascimentali italiano. Simbolo fondamentale che identifica Todi, ma che identifica l'Umbria e che identifica il saper fare bene e la tradizione, la cultura e l'architettura italiana. E qui ci sarà un importante spazio espositivo e verrà accompagnato anche da un'esibizione del coro Madre Speranza di Todi, un coro polifonico che è composto da volontari, persone che non fanno questo nella vita, ma che si impegnano, e io, come dicevo, voglio dare le opportunità agli umbri di venire in Parlamento Europeo, così come io ho avuto questa opportunità di lancio, e credo che sia una bella giornata di promozione del territorio. Questa è la prima settimana di gennaio. La seconda settimana di gennaio, che già era uscita, avremo la celebrazione dello stemma dei 50 anni dello stemma della Regione Umbria, quindi verranno esposti nella sede di Strasburgo i ceri mezzani, sarà presente l'amministrazione comunale di Gubbio, sarà presente la Regione Umbria con i soggetti con i quali io chiaramente ho collaborato per mettere tutto questo. Aggiungo anche che ci sarà uno spazio dedicato agli sbandieratori della città di Gubbio, che stiamo cercando appunto di permettere di svolgere un'esibizione proprio nella sede del Parlamento Europeo di fronte alle bandiere dei paesi membri dell'Unione Europea. Abbiamo poi un altro spazio espositivo, dedicato alla informazione, perché io ritengo, come dicevo prima, voi svolgete un ruolo importantissimo, e quindi sarà uno spazio dedicato ai 40 anni di una testata importante locale, che non so se lo posso dire, è il Corriere dell'Umbria. Quindi in occasione dei loro 40 anni faranno un'esposizione in Parlamento Europeo proprio per raccontare il legame che c'è tra Umbria e Europa e il lavoro che l'informazione da questo punto di vista è riuscita a fare in questi 40 anni, in particolar modo il Corriere. Avremo poi un'ulteriore missione di agricoltori, giovani agricoltori di Coldiretti. Coldiretti mi ha fatto una proposta, i giovani agricoltori di Coldiretti Umbria non erano mai saliti in Parlamento Europeo, a differenza di i giovani agricoltori di altre regioni, e quindi ho riservato uno spazio anche agli agricoltori di Coldiretti, i giovani agricoltori, perché
perché devono conoscere le opportunità europee che magari possono rappresentare una risorsa in più per fare degli investimenti che vengono calati sul territorio, capire quali sono i meccanismi che ci sono alla base delle decisioni, come funzionano le commissioni e quindi avere uno sguardo, diciamo, un pochino più ampio rispetto all'attività che viene svolta. Queste alcune, chiaramente, adesso vediamo perché potrebbero essere sempre aumentare. Sono dunque tutte missioni o comunque c'è anche un'attività legislativa in calendario? L'attività legislativa, quella necessariamente continuerà, quella continuerà anche perché noi abbiamo mi permetto anche di aggiungere, siamo un poco preoccupati perché c'è un dossier che potrebbe arrivarci che riguarderà ulteriori misure di austerità economica per quanto riguarda i Paesi membri. Noi da questo punto di vista siamo preoccupati anche in relazione a quello che dicevo dell'aumento dei tassi di interesse, quindi noi siamo pronti ad affrontare, diciamo, ad ascoltare i vari stakeholder, ascoltare quelle che sono le esigenze e ad aggiustare il tiro qualora questo tiro appunto non andasse incontro a quelle che sono le nostre esigenze quotidiane. Questa chiaramente è una, speriamo che non arrivi, se arriverà, noi saremo pronti. Allora, noi abbiamo fatto un lungo excursus di quello che è stato il 2023, anticipazioni per il 2024, poi che cosa farà l'onorevole Peppucci, già lo sa? Nel futuro? Allora, nel 2024 rispondo perché sempre. Ci sono degli appuntamenti, allora, nel 2024 politici anche. No, c'è l'appuntamento che nel 2024 mi sposo, ecco. E quindi c'è l'appuntamento più importante, dopodiché vediamo, nel senso che candidature importanti come quelle delle elezioni europee o regionali che siano non passano chiaramente dalla volontà mia personale, ma passano da dei ragionamenti che vengono fatti nei tavoli nazionali dai leader, dai vari coordinamenti, ma soprattutto passano dalla volontà delle persone. Quindi nel momento in cui le persone, i cittadini chiederanno a Francesca di candidarsi, Francesca farà una valutazione sulla base di uno scenario chiaramente molto più ampio. Bene, grazie all'onorevole Francesca Peppucci, eurodeputata e membro del gruppo PPE al Parlamento europeo. Grazie a tutti voi per averci seguito e buon proseguimento di serata.